Bertani, prego. Grazie Presidente. La sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa di quest'anno si svolge in un periodo in cui l'Unione Europea sta vivendo una delle fasi più difficili e forse imbarazzanti della sua lunga storia. Una fase iniziata già da qualche tempo, una fase che speriamo o avrà fine o porrà fine all'idea dell'Europa rispetto alla quale oggi ci riuniamo qui. Era un'idea di Europa nata sia dall'esperienza drammatica delle catastrofi prodotte dalle divisioni, dalle paure, dalle diffidenze e dall'odio delle guerre del primo Novecento, sia dalla volontà di costruire uno spazio comune di movimenti, di idee e di scambi. I primi nomi con i quali è stata identificata quella che oggi è la UE parlavano sì di economia, il CEC e il MEC, ma erano innanzitutto il risultato di una volontà o di una convinzione, o comunque di una fiducia, di una speranza, nella partecipazione diretta dei cittadini alla costruzione di un nuovo assetto istituzionale. Era un'Europa che magari parlava di carbone e di acciaio, che pensava al mercato, ma pensava anche a come rendere migliori le condizioni di vita dei suoi cittadini sul piano economico e sociale, dell'istruzione e di come costruire una comunità fra Stati. Nel 79 fu eletto il primo Parlamento europeo da un'Europa di 9 Paesi, con una partecipazione popolare al voto altissima. Oggi i paesi dell'Unione sono 28 e le elezioni vedono una modesta partecipazione al voto. Ieri avevamo Erasmus, lo sviluppo di programmi di scambio, il rafforzamento dei programmi comunitari di sviluppo, il sostegno all'innovazione. Oggi invece abbiamo una moneta comune in una parte dei paesi dell'UE, abbiamo una banca centrale, ma non abbiamo ancora una politica estera comune. Non siamo in grado di affrontare ancora insieme le questioni dell'immigrazione, ed abbiamo innestato una guerra non armata, ma sicuramente cruenta, fra le tecnocrazie amministrative e finanziarie e alcuni paesi come la Grecia, ad esempio, magari popoli periferici sul piano geografico, ma centrali per l'idea di democrazia e partecipazione attiva che dovrebbe animare l'Europa. Ricordiamoci che dall'inizio della crisi in Grecia si sono contati oltre 10.000 suicidi, quasi quanti tutti gli abitanti dell'Atene e dell'età di Pericle. Quella da cui è cominciata la storia che ha portato all'Unione fino ad oggi. L'euro ha sostituito Erasmus come icona dell'Unione Europea. La torre della BCE o qualche palazzo dell'eurocrazia di Bruxelles sostituisce l'immagine dei giovani che si spostano da una parte e dall'altra del continente per un vasto programma di scambi e studi universitari. Il cambiamento probabilmente è cominciato verso la metà degli anni 90, quando già l'Europa mostrò il suo immobilismo nell'incapacità di affrontare le vicende dell'ex Jugoslavia. Ricorre quest'anno il 20° di Srebrenica, fra l'altro. Da allora all'espansione territoriale dell'Unione ha fatto riscontro il distacco dei vertici politici dalla partecipazione popolare, il potenziamento di un apparato burocratico difficilmente comprensibile, la creazione di sovrastrutture regolative, organizzative e finanziarie vissute spesso come imposizione. Abbiamo allargato i confini e ristretto la visione. Siamo più grandi, ma forse più miope. Ma veniamo a noi. Se scorriamo anche semplicemente i titoli della relazione della Commissione per la sessione europea dell'Assemblea legislativa per l'anno 2015, comunque individuiamo i contenuti, l'ambito di intervento, i compiti di un'Europa che può, anzi deve occuparsi delle questioni strategiche per la qualità della vita delle persone, per creare e mantenere un ambiente favorevole alle attività imprenditoriali, per favorire processi di scambio, di comunicazione agevoli, per aiutare la diffusione e il miglioramento delle competenze professionali, per sostenere le tante produzioni agricole, alimentari e artigianali, made in, per aiutare la ricerca, l'innovazione e la creatività. E questa è l'Europa ai cui processi decisionali vogliamo e dobbiamo partecipare. Un'Europa che, al di là delle scelte compiute, è prima di tutto un soggetto che si occupa di cose importanti se ascolta i cittadini, i territori e le istituzioni. Quindi, anche con le criticità a cui ho accennato, abbiamo voluto dare il nostro contributo alla discussione in Commissione e alla preparazione della relazione che abbiamo ascoltato. La relazione, presentata come programma di lavoro della Commissione europea, si intitola Un nuovo inizio. Per noi un nuovo inizio significa in primo luogo la capacità di tornare allo spirito originario dell'Unione, anzi della comunità, come si chiamò per molto tempo, evidenziando il valore della partecipazione diretta dei cittadini e dei popoli. Un nuovo inizio significa anche comunque individuare linee strategiche, obiettivi di intervento, modalità di costruzione delle decisioni
capace di contribuire a che le decisioni finali del Parlamento e della Commissione europea siano il frutto di un reale processo di partecipazione, la cosiddetta fase ascendente. Un nuovo inizio significa anche assegnare indirizzi alla Giunta e all'Assemblea stessa per l'attuazione dei programmi e degli atti di regolazione europea coerenti con l'idea di Europa inclusiva, sostenibile, efficiente e competitiva, capace di assicurare regole chiare, ma sicure e sicuramente applicate, anche in ordine alla concorrenza. Invece siamo tristemente costretti a rilevare che tutta una serie di regolamenti, linee guida e direttive non hanno sempre tenuto in conto quelle che sono le esigenze del tessuto produttivo e imprenditoriale che caratterizzano anche la nostra regione con i suoi distretti. In particolare rileviamo una prevalente dominanza di un certo tipo di interessi economici che nella fattispecie dei tessuti imprenditoriali locali non trovano riscontro. Spesso il nostro modello economico locale, basato su microimprese, sulla specializzazione di prodotto, la tipicità e l'artigianalità, non trovano sostegno a livello europeo. Rileviamo una forzatura affinché specifici modelli economici basati sulla piccola e media impresa si trovano spiazzati, a volte inadeguati rispetto ad aziende caratterizzate da dimensioni e strutture organizzative da media e grande impresa. Questa forzatura non rispecchia il principio di cooperazione dal quale dovrebbe essere nata l'Europa, ma piuttosto un modello impositivo tipico di una SPA, dove la quota azionaria maggiore è detenuta da paesi diretti concorrenti dell'Italia. Rileviamo comunque che anche su contorni un po' più tenui questi spunti sono in parte presenti nella relazione. La relazione comunque è il risultato di un confronto al quale abbiamo preso parte con impegno, a conferma che per noi l'Europa della partecipazione è importante. Forse per la fretta, forse per l'inesperienza, spero perché non ci fosse poco interesse, a volte il dibattito è stato un po' spento e si rischiava che alcuni spunti che noi riteniamo essenziali non comparissero nella riflessione sfociata nella relazione. Quindi ci preme ora evidenziare alcuni aspetti sui quali ci siamo soffermati e sui quali siamo stati propositivi con alcuni spunti e nostre proposte, che ringraziamo perché sono stati accolti, valutati e quindi inseriti in relazione. Ci sembrava importante, ad esempio, riguardo al TTIP, che fosse ribadita da parte della Regione l'esigenza di assicurare trasparenza piena al processo di negoziazione e agli esiti operativi e alle conseguenze delle decisioni che ne dovessero scaturire. Trasparenza che si deve tradurre in un'attenzione piena alla difesa delle regolazioni comunitarie sul piano sociale, ma anche su quello della tutela dei marchi, della qualità e della garanzia del labeling. Sul fronte delle politiche per la crescita ci è sembrato indispensabile rimarcare l'esigenza di assicurare la disponibilità reale di politiche capaci di intervenire sulle criticità occupazionali dell'Europa, soprattutto nel riguardo non solo dei giovani ma anche dei padri dei giovani, quindi della disoccupazione e della condizione di precarietà di lungo periodo. Ci dispiace che non si sia riusciti a inserire, poi vedremo un emendamento sul quale probabilmente faremo delle valutazioni, dei punti più espliciti sulla lotta al contrasto della povertà. Ci premeva inserire il tema dell'energia e della resilienza, perché abbiamo voluto richiamare l'esigenza imprescindibile di assicurare una progressiva e costante riduzione degli investimenti su infrastrutture basate sul fossile e a chiedere all'Unione di muoversi decisamente verso l'incremento delle produzioni da fonte rinnovabile e sulla riduzione dei consumi. Temi questi direttamente connessi alla coerenza con le quali si attuano gli accordi relativi alla gestione dei cambiamenti climatici, i cui negoziati devono proseguire, perseguendo con grande decisione l'obiettivo di intese globali, parlo della conferenza di Parigi, per limitare a 2 gradi centigradi il progresso del global warming, con accordi, lo ricordo, vincolanti. Non abbiamo più tempo per altri proclami, ci dice l'IPCC, e lo vediamo anche con i fenomeni che toccano la pelle e il tessuto della nostra regione. Abbiamo infine ritenuto, anche qui, al di là delle posizioni ideologiche, sottolineare come da ormai più parti si invoca l'importanza di rivedere il Trattato di Dublino, in un'ottica della condivisione delle responsabilità e dei costi relativi alla ricezione e alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo, attraverso la previsione di quote
che garantiscono la distribuzione tra gli Stati membri dell'UE, anche in base alla loro popolazione e capacità economica. Così come da tempo i nostri deputati del Movimento 5 Stelle hanno ribadito in sede nazionale e in sede europea. Un'ultima considerazione, concludo, sulla fase discendente. La sessione comunitaria non finisce oggi, dura tutto l'anno da questo punto di vista. Si traduce in tutte le scelte che quotidianamente l'Assemblea e la Giunta assumono nei propri atti. Quindi i principi di trasparenza e di partecipazione, ma richiamati a sufficienza, gli obiettivi di coesione sociale, di crescita occupazionale ed economica, l'esigenza di assicurare percorsi di istruzione e formazione spendibile, la certezza di regole chiare e certi, devono trovare applicazione prima di tutto nelle delibere e nelle soluzioni tecniche che escono anche dalle opzioni dell'indirizzo dell'Assemblea. Così come gli impegni che chiediamo all'Europa in tema di abbandono delle fonti fossili e impegni per il clima, speriamo si trasformino poi anche in atti concreti nel piccolo della nostra regione. Ad esempio, e mi dispiace che qui il Presidente Bonaccini non ci sia, sarebbe in linea con queste decisioni impugnare il decreto attuativo dello Sblocca Italia per la ricerca degli idrocarburi. So che il Presidente Bonaccini ha ricevuto un appello in tal senso, sarebbe almeno cortesia rispondere. E attuare almeno politiche alternative sul trasporto. Consigliere Bertani sta concludendo, ma questa è un'altra storia. Perché ha già superato ampiamente. Applicare tutti questi principi, dicevo, altrimenti l'assessore comunitaria, gli atti approvati e le relazioni rischiano di essere solo un nuovo passo che ci allontana dall'unione di oggi dell'Europa, dal primo Parlamento che vide una massiccia adesione popolare a quella consultazione. Grazie.